vivo, sto in questo ambiente da luglio del 2013. L'ambiente che naturalmente di cui non sei solo responsabile, ma poi inizi a instaurare tutte le relazioni con chi in questo ambiente ci sta Siamo quotidianamente. sentiti via Facebook, via telefono, all'inizio è stata una cosa improvvisa. Venerdì sabato. Sì, venerdì sabato, abbiamo deciso di mettere in piedi questi incontri. Non sapevo dove andare, quindi sono venuto al dormitorio nel 2009, che non avevo un tetto dove posso dormire, quindi grazie per questo dormitorio io ho potuto di dormire là. E poi venivo qua a mangiare alla Caritas, qui c'è tutto questo. E poi con queste persone, signor Adele, con il suo collaboratore, con il direttore, tutti questi impegni che hanno dato a noi, io sto riuscendo a realizzare la mia vita piano piano. Qual è il rapporto che sei riuscito a costruire con i brindisini e se è cambiato qualcosa nell'atteggiamento dei brindisini dopo quello che è successo in Francia? No, fino adesso non ho avuto nessun rapporto cambiato, come sempre. Come andiamo sempre bene, fino adesso non ho sentito niente, quindi non posso dire tanto Il rapporto con i brindisini qual è? altro. Beh, il rapporto con i brindisini, diciamo che va bene, però comunque sempre. Se dico va bene, non tutti con noi si può dire che va bene, perché a volte succedono che alcuni ti vedono diversamente, alcuni vedendoti ti possono prendere come una persona cattiva. Quindi ce ne sono, diciamo, 50 per 50.